Che cosa fa la protezione civile quando sul territorio comunale c'è un'alluvione? Quali sono le persone e le aree più a rischio? Con queste e altre domande si sono cimentati i ragazzi dell'Istituto Galileo Galilei di Avigliana durante una giornata formativa organizzata dalla Protezione Civile della città metropolitana nell'ambito del progetto RESBA. Ha preso infatti il via nel mese di novembre una delle attività strategiche che la città metropolitana ha progettato per l'Alcotra RESBA, Resilienza sugli sbarramenti, e che ha come obiettivo far crescere la cultura della resilienza e la percezione dei rischi naturali fra gli studenti delle scuole medie superiori. Di qui l'idea di un'attività formativa rivolta a un campione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio della città metropolitana di Torino, che interesserà di qui alla fine dell'anno prossimo circa 600 studenti. Cosa pensi che sia la resilienza? Un modo per attivarsi durante delle crisi di emergenza, comunque. Riuscire ad agire comunque in una situazione di emergenza, fronteggiando quello che succede, riuscendo magari a salvaguardare l'interesse di tutti, la sicurezza dei cittadini in primis. Secondo me è in pratica la capacità di resistere a qualcosa. L'attività nelle classi è svolta dal Servizio Protezione Civile Metropolitano, in collaborazione con Quesite, che ha messo a punto un gioco di ruolo. Allora, il gioco si chiama Vai in Panicoc perché in emergenza il rischio è vero di andare in panico e quindi di non essere più in grado di avere una percezione corretta di quello che si deve fare. Il gioco è pensato per simulare l'attività di un centro operativo comunale e quindi all'interno dei gruppi di gioco esiste un sindaco, esiste un referente dei servizi tecnici, esiste un referente del volontariato, della polizia municipale, insomma tutte le funzioni di supporto previste dal metodo Augustus, e loro sono chiamati su una cartografia di rischio a identificare il luogo di maggior pericolo e decidere poi che cosa fare. Siccome il luogo di maggior pericolo è legato a un rischio latente, è molto più complesso la ricerca perché necessita di un'attenzione particolare. Qual è stata la cosa più difficile? Ovviamente collaborare e far quadrare tutte le nostre idee, diciamo, per farne una propria, una comune. Riuscire a collaborare, mettersi d'accordo con le idee, perché erano molte idee diverse da mettere insieme in così poco tempo e non era facile.